tanti ritornelli. Io semplicemente sonno, sonno, ho sonno. E allora cosa mi rimane quando uno ha sonno? Non dormire. Non dormire. Ecco. Allora infatti, dai, andiamo ad ascoltare seriamente, questa canzone. Seriamente, altrimenti il Giacomo Puccini ci picchia. Esatto, tra l'altro io ho un amico che tra l'altro ha trentina d'anni, che si chiama Giacomo Puccini. E quando ha sentito una volta che io ho pubblicato questa canzone, non so dove, ha sentito questa canzone, sei meraviglioso, sei grandioso, anche se onestamente sono un po' di parte, perché lui si chiama Giacomo Puccini. Ma non canta però. È un carissimo amico. E allora? Nessun dorma. Nessun dorma, Luciano. Da Berlino, vai! Nessun dorma, nessun dorma, topore o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che parlano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Bacio scioglierà il silenzio e ti fa mia. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Luciano? Grazie. E allora lasciamo spazio a Andrea Guerrini con la sua magica tromba che swinga l'amore. Molto carino questo arrangiamento, è molto bello davvero. Bravo, fatto Andrea. di gran classe, grande qualità. Swing l'amore, Andrea Guerrini. And now, ladies and gentlemen, swing l'amore. Ladies and gentlemen, swing l'amour.
rende tutti un po' più buoni la canzoncina del Fagioni. Allora, grande Enrico Fagioni con la sua canzoncina, vai! Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Sempre al mercato. Oh donne, a chi la gratto la granita? Io ve la do di mente e di lampone. Venite così poi la fo finita di fare tutta questa confusione. Questi bottegai, bancarellai che urlano, che gridano, che cantano. E una donna è andata al mercato del pesce. Sei al mercato del pesce. Ma guarda me sono belle queste cicale. Ma guarda lì. Ma quanto vanno a letto? Signora, io alle 7:30 aiuto. Poi non lo so a che ore vanno a letto. No, ma come si muovono? Ma son vive. No, signora, ci ho cambiato la pila ora. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Mi raccomando, eh. Po, 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 po. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. La migliore medicina è ascoltare la canzoncina. Oh, 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 oh
frega você, por essa cora engessa que eu vou fregar você. Olê, olá, e o Flamengo tá roubando amarela. Olê, olá, e o Flamengo tá roubando amarela. Vamos, vamos! E proseguono i ritornelli con questa bella versione e questa bella canzone. Vai così. Sì, Miro. Non ho capito mai cos'eri tu per me. E ti ho buttata via come un oggetto che ingombra ormai perché non si usa più. Non ho capito mai cos'ero io per te, o forse sì ma non andava bene a me. E ora ho lei e vorrei già fossi tu. Mentre il vento spettina le idee, non pensarti sai, racconterei a me stesso solo che bugie, ti giuro, e vedo solo te, tu sei ogni cosa intorno a me, ti bevo insieme al mio caffè, cerco sul metro chi ti assomiglia un po' e ormai, in ogni donna che non sei. Ogni cosa intorno a me, e che ti amo, che ne sai, sei tu la mia città, prigione e libertà, e chissà se mai tu mi perdonerai, se mai tu mi perdonerai. Non ho capito mai cos'eri tu per me, sai cos'ero io per te, e ora lei e vorrei già fossi tu. Mentre il vento ormai mi soffia via, spero almeno che mi posi nel tuo cuore, poi dovunque sia davvero, e vedo solo te, tu sai che cosa. Parte la sigla per andare a intervistare l'artista di oggi. Sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Nel salotto di Ritornelli, intervista con l'artista per Luca Bruno e Toby Mann. Ma ciao, che bello, siete veramente un duo fenomenale, due peculiari caratteri, direi, perché insomma anche a vederli sì, siete un po' gli opposti, non vero? Gli opposti, sì, sì. Che però si sono lui attratti. Lui ha l'occhio qua light, dico io, naturale. Vedete, signore, attenzione, non scampate, attenzione.
Toby Mann, che è il nuovo Chuck Norris della nostra trasmissione. Però anche Luca Bruno, insomma, io penso che il suo pubblico al suo perché. Al suo però, perché. Sì, io sono praticamente bianco da quando ho in testa, da quando ho 25 cioè, anni. Cioè, tu sei, avevo un altro amico, un grandissimo cronista, un grandissimo giornalista televisivo, che infatti ha cominciato come te ad essere, a ingrigirsi, sì, ma sì, è stato uno spavento? Non diamo la colpa a Toby perché l'ha incontrato molto più tardi. Era già bianco. Lui lo sa, glielo ho raccontato. Io sono stato rasato a zero dai 17 anni fino ai 29. Per moda tua, per prescelta tua. Ho fatto crescere i capelli e vedevo che ero tutto bianco qua. Tutto bianco. E dicevo, aspetta, c'è qualcosa che non va. Li volevo far crescere per mia madre, così suonava la campana. E quindi, vabbè, però guarda... Ma adesso il bensolato va molto. Adesso c'è questa fortuna. Volevo dire un'altra parola, però c'è questa fortuna che va. Questa fortuna. L'incontro, abbiamo già detto in una precedente intervista, che è stato fortuito e devo dire molto fortunato per Toby, che invece aveva lasciato un po' la carriera. Sì, diciamo che io no, avevo un po', ero uscito dalla band e invece nel frattempo ho incontrato lui che ha scritto delle canzoni, delle cose, ci siamo trovati musicalmente e anche diciamo di cuore. E questa empatia, ha creato, abbiamo scritto 10 canzoni in 2 mesi. Caspita. E stiamo... Posso sapere il filo conduttore di questi brani? Sempre l'amore o che ne so? Un po' l'amore e un po' la vita, diciamo di... Io ti le faccio una... Vai posso tu. Darti ma tu. Certo. Ti faccio un'anticipazione. Oh mon Dieu, mi hanno dato del lei. Oh mon Dieu. Se il produttore avrà il coraggio e andrà tutto bene, insomma, di fare un album... Sicuramente, produttore devi averlo. La mia idea era di chiamarlo... Sì, Diavoli a metà, quindi... Cioè, parla di storie di vita salirò vissute. Cioè, dovrebbe esserci forse un pezzo che si chiama Belzebù che parla proprio di questo viaggio qui. E poi me ne mancano sugli angeli che domani ci sta. No, è tutto un po' questa cosa, una rinascita, l'amore. E voi l'amore l'avete sviluppato per la musica? Io da sempre, da ragazzino, una ragazzina anomalo che invece che mettere a posto le macchine suonava in cantina. Hai cominciato con che strumento? Ho cominciato con la tastiera all'inizio. Perché in genere insomma, si va a scuola di piano. Poi mi basso. Bello. Amavo il basso negli anni 70, tutta la disco. E quello è stato il mio, da lì ho sempre suonato il basso. Che bello. Solo il basso. Quindi è un po' anomalo. Beh, davvero, stranamente. Perché di solito molto il chitarrista. È vero, diventa più chitarrista, poi insomma anche il look suo, no? È proprio da chitarrista, lo vedi, no? Infatti all'inizio, cioè, dicevano, no, leghi i capelli, fai... Alla fine abbiamo visto una foto, sembravano quei film di Quentin Tarantino, dal tramonto all'alba. All'alba, che uno dei miei favoriti, sì, così gli zombie, però, venivano fuori loro. Ma io sempre avuti lunghi, eh. Belli, poi un bel riccio, no? Ma ragazzi, anche nell'altra intervista, il picco di audience, ritornelli con questi due ragazzi, è andato su, è salito, salirò. Beh. E invece Luca Bruno ha cominciato con... Posso farti fare una cosa? Fagli il buongiorno che mi fai la mattina. No, vabbè, perché... No, il buongiorno quello da innamorato, quello... È innamorato? No. Ma che dai innamorato? E si sfata un mito qua a ritornelli. No, diciamo che io ho questa voce un po' profonda. Ti sento un po' tipo Alan Sorrenti, proprio uguale. Sì, così proprio, faccio uguale. Poi quando mi chiamano, buongiorno, ciao, ecco. Come stai? Sei appena svegliato? No, la mia voce è normale della mattina. Hai sentito? Simile a questa timbrica di Nelliana, di Luciano Nelli, sì, che infatti già, piccolo, la voce... Da piccolo la usava come un'arma. Sì, l'ho sempre usata come arma, pronto baby. Ecco, capisci? E lì tutti. La rimarcavo un po'. Ragazzi, è bellissimo parlare con voi, lo rifaremo perché il pubblico di Ritornelli vuole conoscere ancora qualcosa in più. Luca Bruno, Toby Mann. Grazie, ciao. E arrivano tutti i Xax d'Italia. Quasi tutti, non tutti, ma quasi. Ma veramente alla grande, è una bellissima idea, una bellissima intuizione dell'amico Ivan Marchini, proprio delle edizioni musicali Bagutti, che ci fanno ascoltare Vamos!
allora, vi salutiamo, ci vediamo domani. Mi raccomando, non mancate sempre con noi alla grande ritornelli. Noi andiamo a cena qui all'Hotel Villa Rita e torniamo. Quanti ritornelli